Io mi refuto di destra, però alla fine sono contento che abbia vinto Zedda. Io sono d'accordo con lui, pur non essendo del suo partito. Ha raccolto anche i voti degli iscritti ai partiti di destra. Massimo Zedda è lui l'unico sindaco di sinistra che ha conquistato al primo turno la fascia tricolore. Il caso Cagliari finisce subito sotto osservazione nel laboratorio politico nazionale. Nel capoluogo sardo, esempio unico, Sel è alleato con il PD e per di più è proprio il partito di Vendola a guidare la coalizione di centro-sinistra. Hanno visto i cittadini i progetti realizzati, hanno constatato la serietà, l'onestà, lo stile sobrio che abbiamo usato e che ha caratterizzato la nostra esperienza di governo, e su questo si sono riconosciuti. Per la gente comune non è una questione di partiti, e in città si dice che Massimo Zedda ha vinto al Poeto, la spiaggia più cara ai cagliaritani. Il degrado qui è un vecchio ricordo e ora il litorale si presenta così. Perché a Cagliari vince Zedda? Ma forse non è una questione di partiti, ma sono una questione di progetti che sono stati messi in opera durante il suo mandato. Confermato a Cagliari perché ha fatto molte buone cose. Secondo me la prima è il Poeto. Il restyling del centro storico ha pesato non poco sul risultato delle elezioni. Chi vive e chi lavora qui, tra il corso diventato pedonale e le strade dello shopping, ha premiato Zedda anche per questo. Una cosa bellissima avere il corso pedonalizzato, i bambini possono stare tranquillamente in giro. Tanti progetti che erano fermi da tantissimi anni sono andati avanti. Qui invece siamo a Sant'Elia, il quartiere più degradato della città. Oltre i palazzoni, roccaforte degli spacciatori, c'è anche lo stadio. Questo è sempre stato il regno del centrodestra, ma i lavori del lungomare e i nuovi progetti hanno ribaltato le vecchie abitudini. Guardi qui, che bellissimo, è fantastico Sant'Elia adesso. Prima faceva, praticamente era una bettola, era un quartiere povero. Cosa pensano i vertici del suo partito, del suo essere un po' troppo renziano, come dicono? Ma non lo so, io ho ottimi rapporti col Presidente del Consiglio dei Ministri, che non vuol dire essere renziani, che poi non mi piace neanche come termine, vuol dire apprezzare la serietà. Un'alleanza di Sel col PD di Renzi quindi è possibile? Ma io mi auguro che si ricomponga una frattura a partire dalle città. Quindi l'alleanza con Renzi è possibile? Ma a mio parere sì.